Abbiamo aperto l'ufficio di Panattoni in Italia a maggio 2021 e io personalmente sono arrivato anche inizio 2022. E abbiamo quindi acquisito recentemente due terreni, uno di 24 ettari e un altro di 3 ettari, uno al sud di Milano e l'altro a Torino, che ci permettono di costruire fino a 100.000 metri quadri di superficie coperta. Uno tra l'altro è un brownfield, quindi un terreno da riqualificare, e che per noi pensiamo che è una cosa importante da lavorare per, sia per l'Italia, visto la poca disponibilità di terreni, sia anche per tutta la comunità che comunque hanno queste aree dismesse sparse per l'Italia e che, su cui noi puntiamo moltissimo. Poi abbiamo un pipeline di circa ulteriori 500.000 metri quadri di superficie coperta che stiamo studiando e che vediamo. Le sfide attuali che abbiamo sono ovviamente i costi di costruzione, che sono diventati un po' il problema un po' di tutti. La seconda cosa ovviamente è il rialzo dei tassi di interessi, che impattano sia la fattibilità dei progetti sia anche l'appetito degli investitori per gli immobili a prezzi di, diciamo, interessanti, che fanno girare anche le operazioni da un punto di vista finanziario. E poi l'ultima cosa direi che la capacità dei clienti di pagare dei canoni che saranno sempre più in aumento, in maniera che vada bene, diciamo, che nel loro business plan, e per permettere a loro di continuare a fare business, perché per fare girare il business plan, se i costi di costruzione si alzano e i tassi di interesse si alzano, per forza i canoni devono aumentare e qualcuno deve pagare la fine. ESG è ovviamente molto importante, come per tutto il settore immobiliare. Sulla parte della logistica, tutti gli immobili Panattoni sono progettati e sviluppati rispettando le certificazioni ambientali BREEAM Very Good o LEED Gold come minimo. Poi gli investitori ovviamente sono interessati a questo tipo di certificazione ambientale, e anche comunque è un punto di molto importante anche per la comunità locale, per il comune, per la provincia, quando guardano la possibilità di sviluppare magazzini di logistica nelle varie location. Panattoni, diciamo, è il braccio armato di vari investitori che guardano alla logistica non solo in Italia ma attraverso il mondo. Panattoni ha sviluppato circa 53 milioni di metri quadri da quando è stato costituita nell'86 da Carl Panattoni, il proprietario e fondatore di Panattoni, e in Europa abbiamo costruito dal 2005, quando sono stati aperti gli uffici, circa 14 milioni, scusi, di metri quadri in Europa. Noi quindi cosa facciamo? Siamo per gli investitori chi fa individuare i terreni e le opportunità, fa tutta la parte permesso di costruire, autorizzazione, e poi segue la costruzione e trova il cliente, in maniera a affittare l'immobile e a dare un reddito all'investitore. Abbiamo vari investitori che hanno vari appetito secondo la location, secondo il tipo di prodotto, quindi sulle location siamo molto varieggiato, possiamo andare dal nord al sud dell'Italia e anche nelle location non core. E poi sulla parte prodotto facciamo ovviamente magazzini di logistica, ma non facciamo solo questo, facciamo anche last mile, facciamo anche data center, facciamo light industrial, quindi siamo in grado di accompagnare i nostri clienti su una grande, diciamo, differenza di prodotto che possono interessare. Stiamo anche guardando i data center, che ovviamente sono molto interessanti per il futuro.